Pasquale Presutti, ancora una vittoria, mi dici i Sornioni hanno controllato l'incontro, poi delle belle mete. Sì, abbiamo avuto difficoltà i primi 20 minuti, era la prima partita dopo un mese di sosta, non era facile riprendere. Dopo abbiamo trovato un buon ritmo, un buon modo di stare in campo e ci siamo un po' persi negli ultimi 10 minuti, però la partita ormai era già andata. Forse se si vuole cercare un neo. Mancata la ciliegina sulla torta della quarta meta. Vabbè, l'abbiamo anche cercata, non è che non l'abbiamo cercata, ma a questo punto l'importante era portare a casa i 4 punti, poi 4-5 penso che nel conteggio finale contano poco. Comunque la squadra nell'ultima parte dell'incontro è giovanissima, tanti ragazzi del vivaio e questo sarà quello forse che vedremo anche nelle prossime settimane a promozione. Già acquisita si può dire in pool Sì, successivo. no, diciamo i cambi li facciamo, devo essere sincero, però da questi ragazzi io mi aspetto qualcosa di più, per cui da parte mia la disponibilità a farli giocare c'è, poi però devo vedere che anche da parte loro mi diano delle soddisfazioni che devo essere sincero, oggi non le ho avute. Ora domenica prossima il Noceto, ancora un impegno casalingo per i medici. Molto importante anche quello, partita da... Ma non dico da vincere perché ormai penso che le cose siano fatte, da credere, da mettere a posto determinati meccanismi, da credere un po' nelle nostre opportunità e diciamo che il primo quarto d'ora e gli ultimi quarto d'ora non ho fatto il conteggio, ma diciamo a naso abbiamo preso 20 calci di punizione, cose impossibili, non possono succedere se vogliamo pensare a fare qualcosa di più E interessante. quindi mi immagino ancora una settimana dura per i ragazzi, li metterai sotto torchio, c'è ancora tanto da lavorare. Quello sì, non è, c'è da lavorare, soprattutto sotto l'aspetto mentale. La disciplina è fondamentale in tutte le cose nella vita quotidiana, per cui nello sport, in un gioco come il nostro, è fondamentale, bisogna stare molto attenti e stare alle regole e giocare secondo le regole. Grazie.